L'agenzia funebre Armando Apicella opera 24 ore su 24. Contattaci al numero in sovrimpressione. Primo weekend della fase 2, caotico sulle strade della costiera amalfitana ed in particolar modo a Vietri sul Mare. Centinaia di persone, complice anche la bellissima giornata di sole, non hanno resistito al richiamo del mare e così hanno deciso di trascorrere in costa d'Amalfi qualche ora di relax, lasciandosi alle spalle le preoccupazioni del Covid-19, prendendo letteralmente d'assalto la costa. Anche se già in mattinata c'erano state le prime avvisaglie, la situazione più critica si è verificata nel pomeriggio a Vietri sul Mare, dove le maggiori criticità sono arrivate sul fronte traffico. Centinaia le auto in coda per raggiungere la frazione Marina. Stessa scena con un lungo serpentone di auto incolonnate anche in via Cristoforo Colombo, la strada che da Marina sale verso la statale 18. Inevitabili le ripercussioni anche sulla viabilità all'innesto della SS 163 Amalfitana e sulla statale 18 sia in direzione Salerno che in direzione Cava dei Tirreni. Beh, è stato un weekend abbastanza, diciamo, fortemente voluto da tante persone che si sono riversate qui sulla nostra cittadina. Ovviamente abbiamo messo in atto tutte le misure di sicurezza. C'è stata qualche difficoltà, inutile nasconderlo, perché poi il numero di persone è stato talmente elevato che effettivamente ci voleva molta più personale. Però siamo riusciti a contenere. Abbiamo con l'ANTA assicurato un contratto ieri che stanno sulle spiagge libere per controllare le distanze mentre facciamo il regolamento. Nel frattempo qui a Vietri con i vigili urbani stiamo garantendo la viabilità. La situazione è sotto controllo, ovviamente bisogna studiare man mano quali sono stati i punti critici e migliorarli. Se sulle spiagge di Marina di Vietri la situazione è rimasta sotto controllo, in virtù della vigilanza effettuata dalla polizia locale, dall'ANTA e dal neogruppo della protezione civile, la situazione è risultata ingovernabile invece ad Atrani, dove la spiaggia del piccolo comune è stata presa d'assalto da centinaia di persone, specialmente famiglie provenienti da diverse zone della Campania che affollavano l'arenile, trasgredendo le misure di sicurezza di base come il distanziamento sociale. Vista la situazione, si è reso necessario l'intervento di vigili urbani e carabinieri che hanno fatto sgomberare l'area. A Maiori, Erchia, Cetara, Minori e Castiglione di Ravello, i sindaci invece, in via preventiva, hanno vietato l'accesso alle spiagge per evitare assembramenti.